Oggi sarò in diretta con Francesco Mastroianni, che è un attore, cantante, performer italiano. Parleremo di teatro, di musical. Inquadriamo Benvenuto, bene, pure io mi riprendo. bentrovata. Francesco è un attore, cantante, performer, lavora principalmente nel mondo del musical, ma in realtà tu sei sempre stato circondato dall'arte e dalla danza. Hai iniziato a studiare da piccolissimo danza e tip tap, poi a 14 anni hai iniziato a studiare, ad avvicinarti proprio al mondo del musical. Ti sei trasferito a Roma, dove hai studiato all'Accademia Euteca, e durante i tuoi studi già hai iniziato a prendere parte a diversi spettacoli. Uno tra tanti, sicuramente Romeo e Giulietta di Shakespeare, nella versione diretta dal grande Gigi Proietti al Globe Theatre qui di Roma. Poi sei entrato a far parte del cast di Jesus Tutto Christ. però Tutto, ho studiato benissimo nel ruolo di Caifa, che è un ruolo abbastanza impegnativo nello spettacolo. Ti dedica ai tuoi progetti, hai preso parte anche a fiction, film, insomma, da sempre l'arte ti è stata intorno. Sì, vabbè, tu lo sai e sicuramente molte delle persone che vedo, magari che stanno seguendo, lo sapranno, no? Il contesto dove siamo cresciuti, no? Insieme, che è la scuola appunto della mia famiglia. Quindi fin da piccolo ho respirato quest'aria qui, no? Del teatro, degli spettacoli, la danza. Ma devo essere onesto, non mi è mai stata imposta come partecipazione. Nel senso, io ancora mi ricordo, tra l'altro credo che sia la prima volta che ti ho conosciuta. Questa, io me lo ricordo questo momento, che eravate tutti nella sala grande ed io ero dall'ingresso del retro e vidi tutti questi bambini che facevano esercizi di danza, no? E mi sono girato verso mamma, studiavate con Ketty, mamma non stava insegnando, e allora mi sono girato verso mia madre e le ho fatto: ma scusa, ma perché loro sì ed io no? E lei mi ha fatto: ma scusa, ma tu lo vuoi fare? Certo che lo voglio fare. Da lì è nato il percorso da te citato, che poi ovviamente ha subito delle curvature, no? A seconda di quelle che sono le passioni più prepotenti, che ti fanno sentire di più, ed altre che comunque hanno comunque accompagnato il percorso nel bene e nel male, sempre. Assolutamente sì, perché in realtà tua nonna, tua madre hanno una scuola che è storica sul nostro territorio, una di quelle scuole che c'è, si può dire, quasi da sempre. E quindi era un centro in cui i cosentini spesso si ritrovavano, chi voleva studiare, studiare bene. Ed effettivamente noi abbiamo iniziato da piccolissimi, e tu già da piccolissimo avevi una propensione proprio per il palcoscenico, che era tangibile, si vedeva. Quindi questa passione è nata per caso, possiamo dire, perché eri circondato, no? Però quando è che hai cominciato a renderti conto che effettivamente era quello che tu volevi proprio fare poi nella vita come mestiere? Dopo il secondo spettacolo, da quando, come citato tu prima, no? Dai 14 anni in poi è nata poi la sezione di teatro, no? Di canto e di recitazione. E dopo il primo anno, che comunque è stato, diciamo, una doccia fredda, no? Nel buttarti in una cosa che ti piace ma che ancora non conosci bene. Dopo il secondo anno, il secondo spettacolo, quando ho cominciato a trovare il gusto in quello che facevo, dopo mesi di teste contro il muro, lì ho detto, proprio dopo lo spettacolo di Pinocchio, che poi è stato il saggio dove noi abbiamo fatto il diploma di tip-tap, Verissimo. lì avevo capito che questa doveva essere il mio lavoro, che a oggi è come si sono messe le cose, potessi tornare indietro, non lo so se. Ma secondo me poi lo rifaremmo sempre, Sì, è sai vero, alla cos'è? fine. Che diciamo così, in questa situazione un po' particolare, e spesso anche in altre situazioni un po' particolari del nostro campo, ma Assolutamente. poi fondamentalmente rifaremmo sempre questo. È vero, sì, alla fine sì, ci lamentiamo, ma non ne potremmo fare a meno di questo, purtroppo e per fortuna, da un altro punto di vista. Però sì, è stato lì che a 15 anni, diciamo, tra i 15 e i 16 anni, poi ho cominciato a dire che sarei voluto andare appunto a Roma a studiare, che sarebbe stato questo, e ho imposto lì
decisione, poi sono stato abbastanza appoggiato, devo dire la verità. Assolutamente. Una domanda che mi sorge spontanea, dopo che tu hai detto doccia fredda, ed è una domanda che forse molti ballerini si pongono. Mm-hmm. Iniziare a studiare canto, iniziare a studiare comunque recitazione, delle cose che non sono proprio strettamente attinenti allo studio che fanno i ballerini normalmente. Com'è stato? Cioè, come ti sei approcciato a questo nuovo tipo di studio? Io credo che il fatto di studiare qualcosa che ancora non ti appartiene, cioè in fase appunto di in fase accademica, sia una cosa che offre molte opportunità, nel senso che quando appunto io mi sono trovato contro queste barriere che ci avevo, no? Che erano date da un metodo di insegnamento che era stato quello che era fino al giorno prima per me, ma dall'altro lato avevo la voglia di esplorare queste cose qui. Però scardinare quei paletti che ti vengono insegnati in un determinato modo non è facile alle volte, nonostante la voglia che uno può avere e la passione, ma secondo me è indispensabile per qualsiasi tipo di artista, cioè anche per un, non solo nel caso di un ballerino che si approccia al canto e alla recitazione, ma anche nel caso di un attore che si approccia alla danza. Secondo me lo studio multidisciplinare, anche se poi quelle discipline magari non le utilizzerai mai nel tuo percorso lavorativo, ti serve tantissimo a livello di formazione per ampliare proprio il modo di vedere le cose, che alle volte abbiamo dei parocchi che non ce ne accorgiamo nemmeno noi, pensiamo di avere le visioni molto artistiche, ma siamo invece in un canale unico. Assolutamente sì, assolutamente sì. In questo senso, sicuramente il musical è quel campo in cui tutte queste discipline trovano una coesione maggiore, nel senso è ovvio che l'ensemble dei ballerini, piuttosto che il performer che è in scena, deve saper fare un po' di tutto e si spera fatto bene, no? In che modo la danza partecipa nel musical, quindi che rapporto c'è tra l'ensemble di ballerini e gli attori, i cantanti, ed in che modo a te è tornata utile nel corso degli anni i tuoi studi, gli approfondimenti che avevi fatto? Allora, io credo che la nostra generazione, cioè, oddio, non ho esperienze direttamente con le generazioni passate da un punto di vista personale per poter affermare questa cosa, ma dai racconti di colleghi più grandi e via di seguito, questo gap che spesso viene citato tra l'ensemble e i ruoli, secondo me si sta colmando ultimamente, sia da un punto di vista di regia, sia da un punto di vista anche individuale, perché comunque la formazione pure sta cambiando ultimamente. E grazie a Dio c'è un minimo di apertura sul discorso che il ballerino arriva un po' più pronto e predisposto ad aprire la bocca, e l'attore ti arriva un po' più predisposto al fatto che molto probabilmente dovrà ballare e non stare fermo come un palo. Quindi secondo me non c'è un vero e proprio. Cioè non c'è una vera e propria dinamica da dover descrivere. Cioè si sta andando in una direzione buona, almeno si stava andando prima dello stop. Per quanto riguarda me. Aspetta, com'era la domanda oltre al discorso del. Quante volte invece a te è tornata utile la tua conoscenza della danza? A me più che la danza in generale, ovviamente, vuoi non vuoi, ti regala, come dice, quel quadretto, no? Che c'era in segreteria, te lo ricordi, la grazia del movimento, che poi io non sarò mai aggraziatissimo, però ti dico che me lo sono Spieghiamo trovato. perché tu sei alto 1,90 m almeno. Sì, un armadio praticamente. Però questa cosa me la sono ritrovata nelle cose che ho fatto. Ecco, vedi, scrivono Claudia, ciao Claudia, scrive Le Bal. Le Bal è uno spettacolo che ho fatto che è interamente privo di parola. E ballato. È un teatro danza, diciamo, ambientato sempre in una balera, quindi ci sono dei balli un po' da sala,
però anche con elementi alle volte di rock acrobatico, c'è il tap me lo sono ritrovato sempre, il tip tap praticamente tranne in Jesus Christ, che ovviamente sarebbe stato un po', un po' Azzardato, fuori dagli diciamo schemi, okay, azzardato. ma... però negli altri... Comunque, sì, da un bel... Era una cosa di tap. Sempre, in ogni spettacolo, io il tap me lo sono ritrovato. Beh, il Quello tap sì. poi è uno di quegli stili che proprio nasce con il musical. Il musical nasce con il tap. Esatto. E quello, guarda, Bellissimo. veramente il bigliettino da visita che c'è in ogni piccola cosa che ho fatto, anche lo trovi lì, c'è il tap. Dalle balla, lo stesso ultimo musical che ho fatto prima di chiudere, che chiudessero i teatri, che era Actor Day, la ripresa di Actor Day, che comunque è un musical sulla vita di Padre Pio, per dire, no? Che tu dici tap. C'era una scena, siccome eravamo il demonio, questi tre personaggi, in una scena un po' comica del demonio, c'era sto pezzo di tap, che non c'era nella versione originale, ma quando abbiamo montato, dice vai, vai col tap, vai, metti. E bacio, Mi stava molto bene. carino. Sì, un commento carino ai Ci tuoi sta. confronti. O i miei, non lo sappiamo. No, è un gioco fra di noi, però, capito? Lo Avevo sai perché mi immaginato dice mentre così? Ma vorrei Claudia dice. rispondere. Vai, vai, vai. Mentre Claudia dice: Oddio, quanto sarebbe stato bello Caifa che balla il tic-tac su Jesus Christ. Su Jesus Must Die. Su Beh, Jesus Must avrebbe avuto un Die suo ci sta. perché. In una versione, diciamo, stile Frankenstein Junior di Jesus Christ, perché no? Un Caifa che balla il tip-tap, no? Ci sta. È vero, perché Frankenstein chiude con un bel pezzo di Ultima tap Anderizza. di tutti i performer insieme. Verissimo. Bellissimo. Stupendo, stupendo. Quel musical l'ho adorato. Parlando di Jesus, tanto ormai siamo entrati nella parte di Jesus, no? Della tua carriera. Ti Sì. saresti mai aspettato, Fra, mentre studiavi, di entrare a far parte del cast di uno spettacolo così rinomato e così importante? Aspettato, oddio. Oddio, forse sì. Cioè, brutto da dire così, nel senso che sembra pretenzioso, ma sarei un bugiardo a dire che uno non ha delle pretese. Cioè, quando arrivi poi a studiare tutti i giorni dalle 8 di mattina che esci e non ti pesa mai perché ami fare quella cosa, vai in accademia, ci passi le ore, poi la sera fai gli spettacoli con i professionisti e quindi vedi, impari. Un giorno sono svenuto dietro le quinte, ops, durante una replica in teatro. E quindi ce l'avevo questo, cioè più che un'aspettativa era un obiettivo. Poi forse in realtà è stata una sorpresa quando è arrivata la chiamata, eh? Quello sì. Ma di sperare, ci speravo e l'avevo puntata questo livello qua, l'avevo puntato. Poi Era un obiettivo. Caifa lo cantavo perennemente in accademia, perché poi sapendo quando cominci a studiare in base al tuo registro vocale, capite il repertorio che fa per te. Quello è di sicuro, penso, il ruolo per un basso baritono, uno dei ruoli più che lo vuoi fare una volta nella vita. Dice, una volta nella vita io Caifa lo voglio fare. E tu l'hai Ecco, fatto forse più di una non mi sarei volta. aspettato di farlo con Gesù del film, questo sì. Esatto, perché nella versione che è stata in tour qui in Italia c'è Ted Neely che è il Jesus proprio del film originale di Jesus Christ Superstar e quindi vi siete esibiti insieme, no? Com'è stato lavorare accanto di un attore così bravo, importante, non so, con una persona con un bagaglio di esperienza sicuramente importante? Lui è una persona straordinaria e vederlo come si rapportava sia nell'ambito proprio nell'ambito umano è stato molto istruttivo perché in 5 anni ne sono comunque capitate di cose, poi sia in Italia che all'estero. Lui non ha mai mollato un attimo. Comunque, più grande di noi,
voglio dire, fa questo da anni e lo vedi che è sempre lì, non molla mai, è sempre lì. Si ferma con le persone, fa ore e ore di chiacchiere col pubblico e lo fa perché realmente riesce proprio a intrattenere dei discorsi, si fa raccontare, perché dice quelle persone sono qui per vedere te, le devi ringraziare. È ammirevole, perché capita su 6 mesi di tournée, può capitare la sera che esci da una doppia e ti fa male la testa e vuoi andare a mangiare e ti scoccia, che non è per tirartela, ma è proprio per una necessità tua personale. Ma lui no, cioè non lo vedrai mai, che è sempre lì. E in più, veramente, anche lì con noi, dietro le quinte, cioè io mi ricordo il debutto, che stavo comunque teso, ero piccolo, cioè avevo 21 anni, 22 anni. Beh, comunque, insomma, sei lì, c'è lui, l'hai visto nel film quando eri piccolo, cioè... Io nel cortile di scuola giocavo a fare Jesus Christ quando vedi la cassetta, capito che ti voglio dire? Poi sei lì e viene quello e ti fa, sei pronto? Dai, debuttiamo, in bocca al lupo, è un attimo. Invece una persona proprio iperdisponibile, molto umano. E questo è il lato bello, no? Da raccontare spesso di questi artisti. È la parte che forse da cui si impara di più, stando in scena, in tournée insieme, probabilmente, al di là del lato artistico. Decisamente, decisamente. Francesco sapeva già tutta la parte da 2 anni prima di essere preso. Magari da 2 anni, lo sapevo da molti anni prima. Però vedi, è servito. Come ti sei preparato al ruolo di Caipa, che, come hai detto tu hai iniziato giovanissimo nel cast di Jesus. Come ti sei preparato invece al ruolo di Caipa, che è sicuramente un ruolo più maturo rispetto all'età che tu avevi? Beh, sicuramente partendo da un grosso dato di fatto, che quando mi hanno dato il costume, cioè nel senso il costume l'hai visto in foto, parlando di movimento scenico, è una roba che ti condiziona parecchio, no? Ci devi fare i conti prima di entrare, cioè, devi lottarci o farci pace con quel mantello, quel cappello. Quindi quegli elementi comunque già ti danno un modo di stare, un modo come dicono i russi, no? Che lo traduceva un nostro insegnante, del come ci si sente, come ci si sente in quel qui e ora, come si sta. E da lì sfruttare quella via, diciamo, corporea, no? Del movimento, per lavorare poi su quelli che sono i momenti dove ci sono i punti di svolta delle canzoni, dove accade qualcosa di specifico, quindi sui ritmi. Sono partito sicuramente da una roba più esterna, più che cose interiori, dicendo, ma qui Caifa cosa pensa, cosa fa, perché lui dice... perché erano così tanti gli input esterni che uno li deve accettare, no? Quando stai in scena, come con un ballerino, magari che si fa 1000 giri mentali su una coreografia e poi ti mettono come costume una minigonna, no? E tu avevi 1000 cose con le gambe che non sapevi. La devi fare con la minigonna. Sì, la devi fare come ti viene chiesto, trovare esatto. Alla fine il compromesso tra quello che tu hai pensato e quello che loro hanno pensato. Ma alla fine poi questo è il lavoro, no? Cioè, perché poi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, no? Degli ideali, no? Artistici, però... Il vero mestiere poi è saper trovare questo compromesso che dici tu, fra quello che vuoi tu e quello che poi è il compito che devi svolgere, che ti viene richiesto. Assolutamente sì. Allora, ti leggo una domanda che ci ha fatto Eric. Quali differenze ci sono nella vita di compagnia di un attore rispetto a quella di un ballerino? Beh, che il ballerino si allena. No, a parte gli scherzi, anche gli attori si allenano. Io mi allenavo poco, sono onesto, per il tipo di spettacolo che era Jesus Christ. Però di sicuro il ballerino nel musical è più condizionato a determinate prove e a determinati orari, nel senso che se si devono riprovare dei movimenti, poi questo varia da spettacolo a spettacolo, sì. Perché poi dipende anche dal ruolo. Però se stiamo parlando di Jesus, magari un ballerino si trovava a fare nella prova in un teatro nuovo
molte più prove per gli spazi e per dei puntamenti luce, per delle cose tecniche della scenografia che si muove, rispetto magari alla prova che può fare un solista nel momento in cui arriva, prova il microfono, sente che la voce va bene, si è visto gli spazi da solo, indipendentemente dagli altri. Dipende molto di più il ballerino dalla comunità. Capito? Assolutamente, è vero. Sicuramente l'ensemble, il ballerino, è quella parte di spettacolo più numerosa, no? Nel senso che magari ci possono essere tanti cantanti, tanti attori, però allo stesso tempo lì ognuno ha il suo ruolo, mentre l'ensemble è un unico gruppone, quindi posizionare, spostare un gruppo rispetto ad un'unica persona che magari può fare da solo delle prove, come dicevi tu, esatto. Rende la vita del ballerino un pochino più soggetta ad orari, a prove un po' più lunghe, anche proprio nella costruzione dello spettacolo. Magari ecco, il cantante si prepara i suoi pezzi col suo vocal coach, con chi per lui, mentre il ballerino è proprio soggetto a star lì in scena, perché ci sono degli spazi, delle scenografie da rispettare. E poi aggiungerei che secondo me nel musical il ballerino ha un po' il compito di far risaltare anche poi il ruolo del cantante, nel senso ci sono magari dei momenti in cui il corpo di ballo è prevalente, non c'è nessun performer sul palco e quindi l'attenzione è tutta puntata sul corpo di ballo. Ci sono dei momenti in cui sono insieme sul palco e in quel momento bisogna bilanciare a chi dare attenzione e come darla, perché magari il corpo di ballo è a servizio in quel momento del cantante. È vero, sì, è vero. Poi, come dicevamo, dipende sempre anche da spettacolo a spettacolo. Anche questa cosa un po' sta cambiando ultimamente nel musical, ed è molto bello perché c'è un lavoro molto più a 360 gradi. Spero che arrivino nuovi esempi in Italia molto presto, speriamo, dopo questa pandemia, speriamo bene. Speriamo, dai, magari il fatto di aver avuto l'opportunità in pandemia di guardare tante altre cose che normalmente non sarebbero arrivate via streaming, perché no, porterà un po' di... Può essere, sì, ma un cambiamento avverrà per forza di cose, sicuro. Assolutamente. Io su questo sono convinto, però capiremo quando succederà, non lo so, questo non lo so, quando non lo so. Speriamo a breve. Comunque, detto ciò... Andiamo, vero? Detto ciò, tournée italiana, tournée europea, ti sei confrontato con vari tipi di pubblico, con vari tipi di culture. Che differenza hai trovato tra il pubblico italiano e il pubblico europeo? Allora, mi hai ricordato in questo momento un aneddoto bellissimo dopo quando iniziammo il tour europeo. Eravamo, Jesus di solito considera in Italia, noi facevamo sempre il tutto esaurito, la gente impazzita che dopo ogni canzone, siccome le cantavano a memoria, che le sanno dal film degli anni 70, urlano, ballano, se nel finale, nel reprise, saltano tutte le prime file, cominciano... Abituati a questo standard di pubblico, no? E quando siamo andati in Olanda, mi ricordo alla prima c'era molta tensione, capito? Perché non giocavi più in casa, c'era il fatto pure della pronuncia, stavamo tutti un po' non comodi. Iniziamo la replica, parte l'overture, noi saliamo sul girevole, di solito appena il girevole che mostrava tutti i protagonisti, non giravamo, appena ci vedevamo, applauso già, gira il girevole, si ferma l'orchestra, silenzio. Il vuoto. Noi usciamo di scena serissimi, no? Ci guardiamo, la gente comincia a commentare, fa no raga, qua non va bene, no, non piace, vedrai, eh. Di nuovo, la scena di Ted Neely dove fa l'acuto, che urla, grida, di solito c'è una standing ovation, lì si aprono le luci in sala di solito, perché c'è la gente in piedi. Sì. Niente. Noi, oddio, vedrai che qua dobbiamo fare 2 mesi qua, ma che 2 mesi, no, ce ne andremo prima, eh? Finisce lo spettacolo, nemmeno applauso della fine, partono i saluti, la terza guerra mondiale, cioè impazziti. E poi ci spiegarono i tecnici olandesi che lì è così, cioè lì il pubblico per rispetto
anche se apprezza quello che sta vedendo, e lo apprezza magari anche di più di quello che si sta sbracciando, facendo, non interromperà la scena. Per cui l'applauso a scena aperta, che poi è una cosa bellissima che noi abbiamo, che uno è così emozionato che interrompe, lì non lo fanno, capito? Perché per loro è come interrompere quella cosa bella che sta accadendo. Sì, però beh, al finale ti ringraziano anche il triplo ai saluti. Durante l'opera no, come se non c'è, come se stiamo guardando, stiamo in un angolino, tu fai. Sì, è vero, in alcuni posti c'è questa forma di rispetto, è proprio secondo loro, ovviamente. Sì. Quindi non interrompono, aspettano pazienti. Però, per chi non lo sa, per chi non lo sa, un altro lato. È antipatico, e dici, ma come? Io ho fatto tutta sta scena, ma manco un applauso. Che cavolo, cazzo, cose, robe, ma dai, uno piccolino. Vi siete rifatti alla fine, però. Sì, vabbè, poi ci siamo abituati. Gli spagnoli è un bel pubblico, la Spagna bellissima. Vanno di piedi. Quando gli piace tanto senti trema tutta la platea perché sbattono i piedi. Poi col flamenco loro, no, capito? No. Paese che vai, usanza che trovi. Esatto, no? Esatto. Quanto sono stati importanti e sono importanti per te proprio conoscere nuove usanze a livello sia personale sia artistico? Quanta ispirazione portano poi nel tuo modo di vedere e di creare l'arte? Viaggiare e conoscere nuovi posti, nuove persone, nuove realtà, perdersi in una città, queste cose qui sono secondo me per un artista fondamentali. Infatti io la sto soffrendo molto questa cosa, perché 5 anni che comunque vuoi non vuoi stai sempre in giro, perennemente su un treno, su un aereo, cioè io ho passato dei giorni, è arrivato un momento che arrivai in uno scalo a Vienna che aprì gli occhi, che ho detto, ma io dove sono? Non lo sapevo. E questa cosa è, da una parte può diventare stancante, perché c'è gente che dice, però una vita così, uno mica la può fare per sempre, però da un'altra parte è uno stimolo perenne, capito? E di conseguenza il tuo lato artistico si nutre perennemente di nuove immagini, musiche, racconti, idee, non stai mai acqua stagnata, non sei mai acqua stagnante, un'acqua sempre, un ruscello che gira sempre, si rinnova sempre. Purtroppo al momento questa cosa non la possiamo fare. Penso che ne stiamo soffrendo un po' tutti. Allora, aspetta, leggo. Gli olandesi non volevano interrompere il flusso dei performers. Voi avete sentito differenze nella vostra resa nel momento in cui vi hanno lasciato fluire dall'inizio alla fine? No, la differenza è stata che a un certo punto ad alcuni c'è presa di tigna, come si dice, no? E quindi abbiamo detto, ah sì, allora mo ti faccio vedere, cioè non fai l'applauso, mo entro là quando c'ho la nota bassa, non lo so, in realtà forse abbiamo spinto pure troppo dopo. Non lo so, però comunque essere messi ogni tanto in discussione dal pubblico, soprattutto su spettacoli a lunga gittata come questi, che fai 5-6 mesi, poi ripigli altri 6 mesi, cioè è buono, perché ti dà quella linfa per stare in scena veramente e non dire, ma dopo andiamo a mangiare la pizza o l'hamburger, ma chi viene, chi siamo? Sì, stai, è vero. Oddio, che devo fare? Aspetta. Cioè, ti riassetti, diciamo. È vero, perché il periodo di tournée è bellissimo da un lato, ma da un altro è anche abbastanza impegnativo, a parte fisicamente è proprio a livello di stanchezza, i viaggi, il teatro, la doppia, la tripla, il matinè, ti svegli alle 9, finita all'1 e poi la pizza alle 2 perché intanto forse tutto era chiuso, la vado a cercare, trovo solo il kebab, insomma, tra tutte Oltretutto, queste cose. faccio una parentesi su questa cosa, la pomeridiana olandese era alle 2. Alle 2. Cioè, lasciamo, quindi una doppia tu facevi alle 2 e poi alle 7 l'altra volta. Vabbè. Ecco, quindi torri. È comunque molto impegnativo da certi punti di vista, è bellissimo da molti altri. Come hai fatto e come fai magari quando sei in tournée molto lunghe come queste a continuare a mantenere una motivazione alta, a salire sul palco e ad impersonare il tuo personaggio sempre con la stessa motivazione con cui l'hai fatto la prima volta?
Ma con la stessa motivazione io credo sia impossibile. Ciao Lia. Ciao Lia. Con la stessa motivazione credo sia proprio impossibile che accada. La cosa che può succedere è che deve succedere, secondo me, è che ti devi creare tu nuovi stimoli, anche perché un regista, cioè, non ti seguirà mai in 6 mesi di tournée, perché avrà altro da fare, giustamente. Quindi tu devi essere il regista di te stesso, e qui entra il bagaglio dello studio, del saperti un attimo autodisciplinare. E quando ti accorgi, come dicevamo prima, che all'ingresso sul girevole, mentre gira la pedana, stai già pensando, ma dopo no, forse il sushi no, perché poi andiamo, chiamiamo, forse ha prenotato la pizza, capito? Se pensi a questo, mentre, vuol dire che qualcosa non va. Qualcosa io personalmente su Jesus questa cosa, appena me ne accorgevo, riuscivo a deviarla. E sarò stato fortunato dal punto di vista del gusto del musico, cioè a me piaceva tanto Jesus, quindi non mi sono annoiato. Molto probabilmente se avessi fatto qualcosa che non mi apparteneva tanto l'avrei subita di più. Un passaggio fondamentale nella tua formazione? Ma un passaggio, ti dico la verità, non me ne viene uno, un passaggio. Io sono contentissimo della formazione che ho fatto, cioè sono contento di aver avuto l'opportunità di iniziare da piccolo con l'approccio alla danza, che poi mi sono portato dietro nel lato del teatro e del canto e l'accademia. Non riesco a vederne un singolo tassello, capito? Cioè per me è l'insieme che è stato importante, diciamo. Diresti che c'è qualcosa, secondo te, durante la formazione che però non andrebbe assolutamente trascurata? Secondo me durante la formazione non andrebbe trascurato quello che tu vuoi come obiettivo finale. Perché il rischio poi delle volte in alcuni casi è che ti omologhi in determinate circostanze scolastiche. Come spesso si dice, no? Che da alcune scuole si esce con lo stampino e alcune metodologie ti... Oddio, questo principalmente sto parlando dal punto di vista attoriale, perché poi alcune dinamiche dal punto di vista delle accademie ballettistiche oppure conservatorie, robe di canto, non ne conosco. Ti sto parlando in generale quando si parla delle accademie, no? Che, beh, sai, se vai lì, occhio, perché lì poi esci con lo stampino, fai quello che vogliono loro. Questo, cioè, uno dovrebbe studiare sempre tutto, come dicevamo prima, però mantenendo la propria linea. Poi magari cambia idea su alcune cose, ci sta, però sapere perché lo fa, perché lo vuole fare, quello. Assolutamente sì. Allora, ti leggo un paio di domande, Fra. Com'è strutturata una tournée? Ci hanno chiesto. Oddio, in che senso? Come dipende da... Dipende da tournée a tournée, cioè di solito ci stanno delle tappe più lunghe, no? Che sono legate magari sia alla grandezza della città e anche della risonanza che può avere quel titolo in quel determinato momento. Jesus in Italia, magari a Milano stava un mese, a Torino stavi 15 giorni, a Firenze stavi una settimana. E poi magari in città più piccoline facevi anche due date, o una data secca. Una data secca, ecco, una data secca per spettacoli così grossi è più raro che venga fatta, ma soprattutto a livello di costo, perché muovere una macchina simile ha dei costi molto elevati, che tra ballerini, orchestra, perché c'è la musica dal vivo, i ruoli, i tecnici, audio, video, fonici, macchinisti, tutti gli assistenti di produzione, via di seguito, cioè se ne vanno già solo di persone parecchi soldini. Per cui ovviamente poi ci stanno anche tournée di spettacoli, magari, che ne so, one man show, che riescono a essere gestite in maniera differente. Questo non so se ho risposto alla domanda, però a grandi linee penso di sì, dai. Poi generalmente insomma varia da spettacolo a spettacolo, quindi non c'è proprio una regola fissa. C'è tu una data, un teatro, un
qualcosa a cui sei particolarmente legato delle tue tournée? Tante, è vero, veramente. Di sicuro venire qua a Cosenza è stato importante, a Rendano. Quando vai a Rendano, soprattutto dopo che dicevamo che noi ci siamo cresciuti, ci siamo nati e cresciuti lì, cioè, è stato, penso sia stata la prima, soprattutto una delle repliche più brutte che abbia fatto, perché stavo veramente, non ci ho capito niente. Cristina dice l'Arena di Verona. L'Arena di Verona forse manco me ne sono accorto, perché veramente è stata molto vicina al debutto, quindi tra le milioni di emozioni è arrivata in quel minestrone, capito? Me ne sono forse reso conto nel treno di ritorno, quando il maestro, che poi è il direttore musicale, mi fermò e mi disse, io facevo il compleanno il giorno prima, al soundcheck feci il compleanno, e lui mi disse, ma tu ti rendi conto che c'hai 23 anni e hai cantato all'Arena di Verona e ci stanno cantanti che non ci canteranno mai nella vita? E io lì un attimo ho fatto, ma sì che è. Però è arrivata in un momento così piena di tante altre cose che forse per fortuna non me ne sono reso conto. Allora, continuo a leggere. Sì. Questa è una domanda importante. Donato Altomare ti chiede quanto è stato determinante conoscere lui. Beh, lo è stato tanto. Donato è una colonna portante della mia vita. L'attore che è in te. Allora, quanti e quali cose durante la formazione ti rappresentavano allora e quanto ti riporti ancora addosso e puoi usare invece, ti chiede Igor. Ma di sicuro nel periodo dell'Accademia ha portato alla distruzione di molte cose passate, che io ringrazio, ma non perché andassero distrutte, ma perché penso che c'è una fase, no, nella nostra crescita, quando arriviamo a quei 18, no, 19 anni che stiamo cominciando, vediamo che funzioniamo un minimo in quelle cose, no? Che cominciamo a camminare tipo quei 30 centimetri più in alto dal marciapiede, no? E lì arrivano i professori e ti fanno: scusa? E c'è una destruttura, una destru... Oddio, mi sto perdendo. Un destrutturare. Sembra una gag, ma non lo è. Un destrutturare la tua convinzione, no? Di quello che è il tuo talento, la tua bravura, i tuoi mezzi, e alle volte questa cosa ti porta anche a demoralizzarti. Però da questa cenere rinasce la fenice, poi famosa, che sembrerà una cosa filosofica spicciola, ma non lo è affatto. Infatti, quando andavamo in crisi in accademia, che c'era gente che piangeva, gente che voleva lasciare, i professori ridevano, dicevano: che bello, dicevano, che bello che stai in crisi. Poi dopo lo capisci quando invece attraverso sta frustrazione ti ributti a sudare su un testo, a leggere, a capire la scena, cos'è, e vedi che funziona, ma che funziona non perché sai fare quelle 4-2 cose che ti funzionavano e te le rimesse in tasca, perché stai facendo un metodo, una roba che ti servirà poi veramente. Sì, questo fa sì che per ritornare dopo tutto questo giro alla domanda, scusa perché poi divago. Che sicuramente poi delle cose le recuperi, però non sono mai le stesse, cioè c'è una memoria di quelle cose lì, perché alla fine la persona poi sei sempre tu. Ma è come se cambiassi i filtri delle luci, delle gelatine, capito? Ne hai molte di più a disposizione e con colori più specifici da utilizzare, secondo Sì, me. è un percorso, no? È un percorso, c'è un'andata, ci sono dei momenti in cui magari, come dicevi tu, ci si mette in dubbio, ci sono dei momenti di frustrazione e poi c'è un ritorno in un certo senso, e riesci a Sì. trovare dei punti di contatto. Sì. Tu come hai reagito ai momenti di frustrazione quando li hai avuti? Mi ricordo che ce ne fu uno forte. Era il primo anno dell'Accademia, dopo una lezione, cioè veramente ti accorgi che poi c'è tanto da materiale da dover scavare, fare e dire.
E lì per stanchezza anche mentale, no? Di applicazione a determinate cose, crollai. Mentre me ne tornavo a casa mi ricordo che stavo proprio. Però poi niente, ho continuato a pedalare, diciamo. C'è Ho continuato a stato pedalare finché poi le cose non sono andate nel verso che dicevo io, capito? perché sono momenti importanti ad ogni modo nel percorso. C'è stato un incontro oppure un momento in cui il suo modo di vedere l'arte è cambiato? Beh, sicuramente l'Accademia, ritornando, perché questo è un periodo così denso, no? Quello dell'Accademia, di milioni di cose, tutte in un unico. Lì cambiava di continuo. Ovviamente all'inizio cambiava sbandando, capito? Perché era. Dopo un certo punto, quando recuperi la tua linea e fai sì che le altre cose diventino alimenti che ti possono servire a nutrirti di nuove cose, cresce la tua visione, il tuo modo di vedere l'arte sempre di più. Può sposare determinate cause, non considerarne altre, però di sicuro cambia di continuo. Ma dovrebbe sempre cambiare, secondo me. Cioè, alla fine, non dovrebbe mai rimanere statica una visione delle cose, altrimenti. Cioè, che serve? Cioè, se non lo facciamo veramente per ricercare sempre, no? La ricerca di qualcosa, altrimenti è finito, no? Puoi andare a fare l'impiegato. Assolutamente sì. Assolutamente sì, ma come cambiamo noi, no? Alla fine cambiamo giornalmente, un giorno in Esatto, un modo, un esatto. giorno la pensi in un altro, per cui anche nel percorso artistico è giusto che sia così. Sì. Leggo ancora un po'. Sì, questo mi interessava, sì, parlando della tournée, perché nelle compagnie di danza è più comune la data secca. Sì, forse perché nelle compagnie di danza c'è meno spostamento di risorse. Ci sono i Può essere. ballerini, in linea di massima le scenografie magari non sono importantissime, quindi potrebbe essere anche quella una motivazione. Tutto sulla musica. Verrete mai in Abruzzo in futuro? Qui c'è bisogno di eventi importanti che sblocchino un po' la situazione. Quando si sbloccheranno le cose, ma magari io mi auguro di venire a fare 30 date in Abruzzo di spettacoli, vuol dire che lavoriamo tutti e siamo più felici. È vero. Il fattore dell'età è rilevante, penso, rispetto al modificare il modo di vedere le cose. Eric ti chiedeva, il fattore dell'età è rilevante. Dici in che ambito, così ti rispondiamo. Sì. Che bello ascoltarti. Enzo Ronica, un ottimo pantalone e non è da tutti. Poi detto da Enzo, io lo Mamma mia, prenderei e lo Enzo. metterei in tasca. Mi sono emozionato, lo ammetto. Che bello, che bei ricordi, mamma mia. Che bei ricordi. Che bei ricordi. Allora, io farei ancora un piccolo salto indietro per Va poi bene. arrivare alla fine della nostra intervista, Fra. Va bene. E ti voglio chiedere com'è stato invece lavorare con un grande come Gigi Proietti, ma affrontare anche quello l'hai fatto molto da giovane. Uno spettacolo come Romeo e Giulietta di Shakespeare, che è sicuramente uno spettacolo anche abbastanza impegnativo. Ti ho persa un attimo. L'ultimo. Senti? Sì, adesso sì. No, quello che hai detto, sicuramente uno spettacolo. Comunque abbastanza impegnativo, non Vabbè, uno spettacolo semplice. certo. Beh, Proietti è stata una figura. Vabbè, no, non voglio fare di quelli che, siccome l'hanno conosciuto, ne parlano come se fosse il loro papà, capito? Perché poi anche queste cose, quando è morto. Buon'anima, pareva che tutti. Io ho dei bei ricordi legati a Proietti e sono in punta di piedi, capito? Di una regia voluta da parte sua di questo spettacolo. E di grande affetto. Anche da parte sua nei confronti di un cast molto giovane, perché eravamo tutti
appena usciti, no, da varie accademie romane, non... anche questo mi fece sembrare, tornando al discorso dell'età, che era facilissimo fare questo lavoro, perché manco stai finendo di fare l'accademia, cioè mentre stai finendo di fare l'accademia, vieni convocato per lavorare con proietti e ti prendono, che ancora non hai manco ritirato il diploma, e tu fai, vabbè, allora dicevano che era difficile. Cioè, il giorno che è entrato in sala proietti, ho fatto, ma dicevano che era difficile, è facilissimo, sto lavorando con... non è stato poi così semplice, ovviamente. E lui è stato, è un altro di quei grandi che non hanno bisogno di dirti che sono grandi, capito? Perché non serve. Lo spettacolo è stato vissuto da parte mia, che avevo un piccolo ruolo, lo so che non esistono piccoli ruoli, però poi nell'atto pratico, non dovendo stare sempre in scena, no? Fai tesoro anche delle cose che vedi da fuori. Ed è stato ricco di milioni di episodi dove lui ti mostrava come fare delle cose, di tempi, pause, cioè il teatro classico come si faceva una volta, però con il suo estro e la sua brillantezza, no? Mi ricordo un aneddoto bello, solo e poi finisco di parlare di proietti, che avevo questa scena dove dicevo una battuta, però era una scena comica, quindi quando io dicevo questa battuta, generalmente, tornando al discorso del pubblico, c'era sempre l'applauso a scena aperta, ma non perché fossi bravo io, perché era scritta in maniera tale che lì la risata con l'applauso veniva. E lì è matematica, capito? E si creò, su sto fatto che c'era una battuta e c'era l'applauso, si creò poi il tormentone dicendo: ma guarda, questo fa la scena, dice una battuta, l'applauso. E lui la sera delle volte mi aspettava fuori al Globo all'uscita, quando uscivo diceva: hanno fatto applauso? Dicevo sì, hanno fatto. Ed era soddisfatto di queste cose qua, poi gli piaceva quando funzionava. Un grande. Uno dei grandi, forse l'ultimo di un periodo di quei grandi là, capito? Vero, vero, assolutamente. Ecco, ah, il fattore dell'età è rilevante, quindi in realtà, come nella danza, è rilevante, è limitante il limite di età? Ma nelle tournée stiamo parlando? Penso in generale nella vita dell'attore. Ma io credo che il ballerino e l'attore abbiano dei limiti legati all'età che sono veramente opposti. Nel senso che il ballerino, tu me lo insegni, se non si tiene bene fisicamente, in determinati contesti arriva a 30 anni che già sei al fine carriera quasi. Per l'attore no, cioè per l'attore quando dice, oh, quanti anni ha? 30 anni, vabbè, è giovane. Capito? Cioè, per assurdo è molto più lunga la cosa. Cioè, ti basti pensare che alla fine grossi nomi di teatranti e di attori che conosciamo, comunque noi li abbiamo chiari nel nostro immaginario da uomini di mezza età in poi pure anche. Cioè, pensa a un Tony Servillo. Cioè, tu Tony Servillo, ce l'hai presente la sua faccia da trentenne? Penso di no. Penso che non, forse non lo riconoscerei se lo vedessi a 30 Ho anni. preso un esempio che poi è eclatante in questo, però ce ne sono tanti. E ovviamente il performer poi è diverso, ma se stiamo parlando in maniera netta tra attore e ballerino, i limiti sono proprio opposti, secondo me. Vero, Cioè, vero. il ballerino ha più fretta, deve partire subito perché quella è Ha l'età. dei limiti fisici poi È chiaro, sostanzialmente, chiaro. perché è vero che uno si può tenere bene, ma è vero anche che comunque insomma poi entri in contesti dove nella maggior parte dei casi ormai le compagnie sono fatte di giovanissimi, è raro trovare compagnie con ballerini maturi, insomma ce È ne può vero. essere uno, però Beh, il capoballetto ci può essere un po' più grande, dai. cambi ruolo nella danza Sì, magari, ecco, quello sì, cambi ruolo anche quello sì. poi più in là. Però in linea di massima, proprio per stare in scena da ballerino, c'è anche proprio una questione di coesione con le altre 8, 9, 10, 15 persone che stanno in scena con te, perché fa un po' strano vedere tutti i diciottenni o un cinquantenne anche. Beh, sì.
Sì. Bisogna vedere come si è tenuto il cinquantenne pure, perché alle volte non è detto, però effettivamente... Insomma, c'è anche questo fattore. L'attore è più simile al musicista. Io sono attrice, ho 45 anni, negli ultimi anni sto lavorando molto di più che a 30, ci resterei. Ma perché vuoi... Poi c'è una cosa da aggiungere. Che quando si parla di attori si parla non più di teatro, ma entriamo sull'obiettivo, no? C'è un'età che io personalmente la definirei l'età dell'oblio. Ovvero... dipende pure da come sei tu morfologicamente, però diciamo che tra i 25 e i 30, 31, 32, sei troppo vecchio per fare il ragazzino, ma sei troppo ragazzino per fare il vecchio. E nei ruoli questa cosa ti ingabbia, perché facci caso, è così. O becchi quel ruolo proprio specifico che c'ha quella caratteristica, quella cosa lì, o altrimenti sei fregato in quell'età. Poi c'hai magari alcuni attori che hanno una caratteristica che sembrano dei ragazzini anche a 35 anni, sembra che ce ne abbiano 18, e fanno quella roba lì. Oppure quelli che magari a 20 sembra che ce ne hanno 40, però se gli fanno il primo piano sembra... Che poi è un caso molto affine a meno, perché io essendo una branda veramente... questo è stato un elemento chiaro dei miei provini e delle mie situazioni a livello cinematografico. Ora cominciano a uscirmi più ruoletti che già... Però non ho mai avuto la potenzialità per fare il ventenne, capito? Perché ero comunque troppo grande, con questa voce troppo bassa, non andava bene. Non ti si addiceva la tua età? No. Assolutamente. A livello cinematografico, diciamo. Che altre differenze ci sono tra il lavoro cinematografico e il lavoro invece in teatro? Beh, il livello personalmente per quanto riguarda l'attore a cinema è tutto molto più rapido da un punto di vista di esperienza per intero, nel senso che magari tu fai la tua posa, vieni preso, ti portano sul set, c'è il tuo camerino, impari le battute, vai lì quando è il momento che ti chiamano, il vestito, la cosa, fai la tua scena e via. A teatro sei più coinvolto, no? Nell'insieme delle cose, dei compiti che hai da fare, capito? Alle volte magari tu in un film reciti in un film dove ci stanno altri attori che magari per compatibilità di scene non incontrerai mai, perché tanto non sono lì quel giorno a girare con te. Quindi non c'è un discorso di gruppo, di compagnia. Magari questo lo può vivere di più la troupe, il cinema, il reparto tecnico, perché sono lì ogni giorno. Ma per quanto riguarda il livello artistico, o sei il protagonista, che quindi si fa tutte le pose, o questa cosa non la vivi in prima persona. A teatro, lo sappiamo, non è così, perché sei lì sempre, quando c'è una replica, una prova, ci devi essere. Si vive molto di più, ma anche proprio il rapporto con la troupe tecnica si vive... in maniera molto più familiare nella maggior parte dei casi, forse in teatro, sì, no? Sì. Perché comunque la troupe tecnica segue la tournée insieme a te. Qui giustamente scrivono i soldi. È una grande differenza. È capace che in una giornata di cinema fai i soldi di un mese di tournée. Sì. È possibile. Probabile, concordo pienamente. 28-35 non avevo ruoli interessanti. Ciao Enrica, ci saluta Enrica De Santis, che è la nostra... Ciao Enrica, ciao. Amica in comune. Bene, Fra, io non lo so, viva il teatro sempre. Speriamo che a breve ci possiamo rientrare. Speriamo. Io ti terrei qui a chiacchierare per ore, anche perché noi non ci vediamo da... più o meno da quanto ci conosciamo. C'è tantissimo il tempo che ci conosciamo, tantissimo il tempo da cui non ci vediamo. È vero. Quindi ti terrei qui a chiacchierare per ore, ma capisco che... No, ci sta, nel senso, se abbiamo finito è inutile anche che poi io comincio a divagare, mi perdo nei meandri dei ricordi, delle cose. No, io ti farei altre mille domande, tipo ti chiederei quanto è importante osservare. Prima parlavi del fatto che magari Romeo e Giulietta l'hai guardato spesso e volentieri e hai imparato osservando. Beh sì, va bene, lui considera che Proietti faceva le prove, nelle prove spesso mostrava come fare le scene, no?
quindi magari non rispetto alla scena stessa, perché magari a me non interessava vedere come impostava Giulietta in quel momento nella sua visione, ma mi piaceva vedere lui come da attore più che da regista si ponevano in quel momento a farti una battuta, una pausa. Era un grande, cioè, poi ripeteremmo sempre le stesse cose su Preti, perché non puoi non dire cose belle dal punto di vista suo, del suo istrionismo. Lui aveva un'idea di fare un coro, un'orchestra, dove dovevamo praticamente fare le pernacchie tutti in coro, e lui faceva il direttore d'orchestra che ci dirigeva. Però seri, capito? Voleva fare questa cosa dove eravamo tutti con i frac e ci avrebbe diretto, e noi facevamo questa sinfonia fatta solo a pernacchie praticamente. Però immaginati lui che te la spiega con la faccia seria, dice: facciamo questa cosa dove io voi con la bacchetta e voi fate le pernacchie. E rideva da solo e si divertiva a questa idea. Era uno spazio, cioè, ora mi sembra un sogno, capito? L'idea che ho passato magari dei momenti pure a cena a parlare con lui e sentire che diceva delle cose, vorrei fare. Sembra una vita che non c'è, capito? Però è successo, c'è stato. Passando, io ti faccio altre 3-4 domande, così ci siamo ormai, io te le faccio. Quando poi, se no dobbiamo fare un'altra diretta poi. No, vabbè, quando dobbiamo chiudere me lo dici e chiudiamo. No, volevo chiederti, tu... C'hai la tua parte di lavoro, che è questa di attore, teatro, cinema, fiction, eccetera. Però ti dedichi anche all'insegnamento, già da diverso tempo. Cosa cerchi di lasciare ai tuoi allievi quando entri in sala ed insegni? Ma io cerco di offrirgli un punto di vista, cioè quello che, cioè, quando io faccio le mie cose con quello che è il metodo mio, che però alla fine è anche pretenzioso dire metodo, però con metodo intendo il mio approccio al lavoro, che è l'insieme di tutti gli approcci che ho incontrato lungo il mio cammino e che hanno fatto sì che diventasse il mio poi questo. Offro quello, cioè, come a dire, si può fare così, io faccio così, con me fai così. Poi uno magari non lo userà mai, però magari uno ne può fare uso, ne farà uso in parte, se lo ritroverà, lo amerà, gli farà schifo, non lo so, cioè, non lo so. Ma come poi è fisiologico che accada, no? In ogni classe. Assolutamente sì, è uno strumento in più. In questo periodo, fra dire che è difficile progettare è poco, però c'è qualcosa che bolle in pentola, che stai progettando, di cui vorresti parlarci un pochino? Ma guarda, non ne parlo per scaramanzia. Allora, sincero, noi aspettiamo. Sincero, perché sto cercando di fare una cosa che è un progetto che è nato pre-pandemia, poi ovviamente per vari blocchi si è dovuto fermare, ma se riuscirò, insieme alla collaborazione appunto di alcuni amici e colleghi, riuscirò a fare questa cosa, sarò, vabbè, nel momento in cui sarà una cosa già che ha una forma più concreta ne parlerò, al momento parleremo di nuvole. Dai, aspettiamo di sapere. In chiusura ti chiedo un consiglio per tutti i giovani studenti che vogliono entrare a far parte del mondo artistico, professionale e lavorativo. Beh, in questo periodo mi viene davvero difficile. Però, oddio, questa domanda è tosta oggi. Te ne faccio un'altra? Cambio. No, vabbè, nel senso, alla fine il consiglio è quello di studiare, di sicuro. Di seguirla, quella passione che senti, e di mangiare cibo che ha a che fare con questo materiale sempre, non so se mi spiace, cioè nutrirsi di continuo di quello che più ti piace, cercare di scardinare i paletti che hai e andare sempre oltre, esplorare,
per quello che si può. Questo di sicuro. Questo assolutamente di sicuro. Sì. Fra, ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, per averci raccontato tutti questi aneddoti, questi passaggi anche spesso divertenti. Grazie a te, Vero. Grazie a te, mille. È stato veramente un piacere. Ciao, Vero. E ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti.